grande successo a Polignano a Mare per il Red Bull Cliff Diving Series. Emozioni, divertimento e brividi hanno contraddistinto la due giorni svoltasi presso la splendida città della costa pugliese. Davanti ad un pubblico di circa 50.000 persone a trionfare è stato Alessandro De Rose, unico italiano in gara dalla manifestazione. Il suo primo successo nel campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze è arrivato davanti al suo pubblico che lo ha acclamato come un vero eroe. Con una serie impeccabile di tuffi nei primi tre round, Alessandro ha dimostrato di essere davvero in gran forma. Nel round finale, quello del tuffo libero, il triplo in avanti carpiato con due evitamenti e mezzo, coefficiente di difficoltà 4.7, ha letteralmente sbalordito la giuria che gli ha assegnato voti altissimi. Alessandro De Rose si è superato riprendendosi alla grande dalla delusione del quarto posto dello scorso anno e arrivando a soffiare la vittoria a vere e proprie leggende del cliff diving come Orlando Duke e il sei volte campione Gary Hunt. Per la categoria femminile, a vincere la tappa di Polignano è stata l'australiana Rihanna Iflan, che dopo una tappa portoghese tutta da dimenticare, ha dimostrato ancora una volta le sue grandi abilità di atleta con un'incredibile performance.